attenzione, vai. No. Il danese Mats Pedersen del team Trek Segafredo ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia, la Napoli-Napoli, di 162 km, battendo in volata l'italiano Jonathan Milan. Il norvegese Andrea Leknessund resta al comando della classifica generale. Il terzo posto è stato conquistato dal tedesco Pascal Ackermann davanti a Caden Groves e Fernando Gaviria, che aveva lanciato lo sprint a 300 metri dal traguardo. Il gruppo aveva anche ripreso i due fuggitivi di giornata, Alessandro De Marchi e Simon Clark, che dopo 150 km hanno visto sfumare al traguardo l'impresa sul rettilineo dell'arrivo e a fine gara non sono riusciti a trattenere le lacrime davanti alle telecamere. Ad essere ripreso così poco dall'arrivo, proprio ti spezza il cuore. Facciamo tantissimi sacrifici per questo lavoro e ho sognato questo momento da tanto tempo, e da mancare così poco è devastante. Avevate detto contro? Sì, insomma, in due era un po' un azzardo, però era l'unica cosa da fare, alla fine provare da lontano così e sperando di avere le gambe sufficienti. Alla fine eravamo a filo e io, insomma, ho giocato un po', lui era molto più veloce di me, quindi... Vi siete un po' guardati alla fine? Ma alla fine, insomma, volevo provare a vincere, insomma, arrivare a secondo... sarebbe stata una gran cosa, ma arrivato a questo punto bisognava giocare per la vittoria.